Sono ancora in corso le indagini della squadra mobile dell'Aquila per verificare se il giro di spaccio di stupefacenti nel centro storico dell'Aquila sia più vasto di quello emerso finora. Intanto un primo step dell'operazione volta al contrasto dello spaccio in centro ha prodotto i primi risultati, culminati col arresto di uno spagnolo di 31 anni e la denuncia di un magrebino di 27 che facevano la spola tra il centro e il terminal di Colle Maggio. Gli agenti della sezione antidroga hanno seguito lo spagnolo con la propria vettura, che è partita da via San Sisto. L'uomo, a bordo di un'utilitaria, si è diretto verso il centro storico cittadino. Dopo aver parcheggiato nei pressi della Fontana Luminosa, è stato visto dagli agenti entrare in un edificio inagibile. All'uscita, poi, l'incontro con un noto pregiudicato abruzzese, con il quale si è scambiato degli oggetti ricevendo del denaro. È stato in quel momento che gli investigatori della squadra mobile hanno deciso di intervenire per bloccare la vendita, sequestrando sia la droga ceduta che altro stupefacente custodito in una confezione gialla a forma di uovo di una nota marca di cioccolato. Nella stessa giornata gli agenti della sezione contrasto al crimine diffuso nei pressi del terminal di Colle Maggio hanno notato invece la presenza di un noto pregiudicato magrebino intento ad aggirarsi con fare sospetto all'interno della stazione degli autobus alla ricerca di acquirenti. L'uomo, sottoposto ad un controllo, è stato trovato in possesso di due dosi di marijuana e denunciato all'autorità giudiziaria. Nel corso di tutta l'attività investigativa sono state sequestrate 10 dosi di cocaina, un blocco di marijuana ancora da suddividere in dosi per gli acquirenti e due dosi di marijuana.